speciale Astrabilia 2023. Auguri, buon anno da Radio Norba! Buon anno da Franca Mazzei e da Antonella Caramia. State digerendo il cenone ancora? Avete ancora i lustrini sul volto? Non vi siete struccati prima di andare a letto? Vi vediamo, eh? Non avete fatto alcun cenone e avete una fame che vi magnate il primo figlio che passa. Noi siamo qui proprio per accompagnarvi in queste prime ore del 2023 con le previsioni astrologiche, appunto, a cura di Franca Mazzei. Ma noi siamo anche nella fascia pomeridiana. Sì, ma c'è gente che si sta svegliando adesso. C'è gente che non si sveglia proprio perché si sveglierà proprio verso le 7 stasera. Non so se a te sia mai capitato, ma a me è capitato un capodanno, cioè il giorno dopo la famosa notte del gatto Silvestro, che avevo fatto così tardi, poi cappuccino, cornetto, lungomare, salutare il mare alle prime luci dell'alba, e mi sono svegliata che era buio. Ho detto: ma com'è, mi sono già svegliata, allora posso restare ancora a dormire? No, era il 2. Sì, no, praticamente erano tipo le 7 di pomeriggio. Vabbè, hai perso tutto il capodanno. Sì, ho perso il capodanno, non c'è stato. Adesso di chi parliamo? Allora, adesso parliamo di quel segno buono, mite, mai spinoso, mai vendicativo, poco passionale, praticamente disinteressato al sesso. Giusto, ascetico proprio. Sì, ascetico, un eremita, sì. Mai rancoroso? No, rancoroso. Stai scherzando? Che ti può pugnalare alle spalle? No, mai. Arguto, acuto, che va in profondità, machiavellico. Qual è questo segno? Ma lo Scorpione! Ovviamente! Gli applausi sono perché quest'anno, a quanto pare, ci sono belle cose. Sì, finalmente, dopo un paio di annetti difficili, c'è la gran ripresa anche per lo Scorpione. Allora, per lo Scorpione della prima decade c'è una configurazione un po' strana, un po' contraddittoria, perché da un lato c'è, a partire da marzo, il trigono di Saturno dalla casa quinta solare, virtualmente, che dovrebbe indurre questi scorpioncini a consolidare una relazione a due. Quindi o consolidare una relazione che era nata ma magari ancora non si sapeva dove stesse portando, oppure a cominciare una relazione che nasce già solida e con il crisma della durata, dell'importanza. Ma contemporaneamente Giove sarà in opposizione dalla casa settima, che è un Giove che porta incontri, novità, flirt, voglia di sfarfalleggiare, e quindi questi scorpioncini saranno molto indecisi tra mi accaso o cazzeggio, o me la godo, o tutte e due se ci riesco, perché poi lo Scorpione quando vuole è il mago della doppia tradimento. Sì, e non si fa scoprire mai, soprattutto è bravissimo a negare l'evidenza. Il voto complessivo è 8? 7 e mezzo, che non è male. Malerba, questo è il tuo voto, 7 e mezzo per la prima decade dello Scorpione. Allora, caro Malerba, beccati sto 7 e mezzo. Devo dire che Saturno, ecco, questo va detto, va aggiunto, non è utile solo per consolidare i rapporti amorosi, ma anche questioni lavorative, in particolare per chi lavora nello spettacolo e nell'insegnamento. Ok, seconda decade dello Scorpione. Sarete nelle mani delle opposizioni di Giove e Urano. Avrete voglia di tutto e del contrario di tutto. Non saprete bene manco voi cos'è che volete fare, disfare, perennemente insoddisfatti, ma di quell'insoddisfazione che alla fine è fertile, perché ti porta a non fermarti mai, a fare ancora un altro passo e ancora un altro. Quindi un anno importante e secondo me anche bello per lo Scorpione, a meno che non apparteniate a quella genia, a quel novero di scorpioncini che vogliono alla fin fine la tranquillità, e sono pochi, diciamo. Voto complessivo?
8. 7 meno. 7 meno. Eh sì. Eccoci. Perché mo diciamolo, tenderete a spendere e spandere a rischio di ritrovarvi con la borsa vuota. Il portafogli che piange. Sì. E vacant. E il portafogli vacant, appunto. Lo scorpione è il segno che in assoluto ama di più rischiare il denaro, mentre il toro, che il suo posto se lo tiene sotto il materasso perché non si fida manco della banca, lo scorpione a volte rischia di sperperarlo. Ma siamo agli scorpioncini della terza decade, per i quali si profila un anno davvero godibile. L'opposizione di Urano è appena iniziata, un sentore, quindi godrete soprattutto dei favori di Plutone e di Nettuno, e non c'è più Saturno. Quindi tutte le rotture, i casini del 2022 sono davvero alle spalle. Comincia un anno molto propizio per la creatività, l'estro artistico, anche l'eros, i buoni affari, con qualche taglio imprevisto dovuto ai primi sentori dell'opposizione di Urano. Voto complessivo 7 e mezzo. 7 e mezzo, generosa Franca. Saluto quindi anche Anna Conte. E il tuo voto 7 e mezzo per lo scorpione della terza decade. Il primo, la prima decade 7 e mezzo, seconda 7 meno, terza 7 e mezzo. Niente male, scorpioncini, bravi bravi bravi. E auguri, buon 2023. Torniamo tra poco. Speciale Astrabilia 2023.